Una manifestazione importante che valorizza il territorio, eccellenza del territorio come i vitigni autoctoni. Sì, ringrazio Marino Calvigioni che anche quest'anno con la sua associazione di Vino in Vino ripropone Arte Vinando, che è una serie di iniziative molto importanti che hanno come obiettivo quello di tutelare e di valorizzare i vitigni autoctoni e non solo, ma tutte le eccellenze, in particolare i vitivinicole del territorio delle Marche. Quest'anno c'è questo vitigno poco conosciuto, Ribona, è un vino bianco che verrà proprio presentato in una particolare iniziativa, in un convegno dedicato. Quindi un connubio sempre più stretto tra l'agricoltura marchigiana e il territorio. Sì, continuiamo a valorizzare anche mediante chi ama il nostro territorio, i nostri prodotti, continuiamo a valorizzare esperienze di qualità come questo vitigno autoctono, perché insomma la scelta delle Marche è stata quella di appunto puntare su prodotti autoctoni piuttosto che su quelli internazionali e quindi si prosegue in questo caso abbinando ai vini anche la cultura, la tradizione e quest'anno in particolare anche lo sport. Questa è un'iniziativa che parte con l'idea di fare promozione. Siamo degli appassionati, non siamo grandi esperti, ma siamo degli appassionati del mondo del vino. Ma abbinato al vino ci abbiamo messo anche l'arte. Quest'anno avremo un pittore che è del territorio, la stessa cosa. Così promuoviamo un po' tutto il nostro territorio.